Ok, eccoci qua, un pochino di ritardo, il quarto d'ora accademico, come si chiama? Oggi è giovedì 24 marzo 2022, io sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, in un'edizione speciale, vi do il benvenuto in camera, in video, con me c'è Davide Biocchi e poi ci sarà anche Giuseppe Lauria, anzi lo salutiamo subito, Giuseppe, buonasera e benvenuto anche a te. Buonasera ragazzi e ben ritrovati. Grazie Giuseppe. Davide, prima di dar la parola a te e il là su questo webinar così importante, un webinar didattico tanto voluto e tanto desiderato, specie in un momento come questo così importante, volevo appunto spiegare un po' le ragioni di questo webinar, perché veniamo da un periodo molto complesso, post-Covid, se così si può dire, anche se poi in realtà non è ancora finito, 2 anni molto difficili che hanno provocato una serie di shock sulle materie prime che poi si sono andati a riflettere anche sulla catena dell'offerta, la cosiddetta supply chain, e da lì poi si è sovrapposto problema ai problemi, il problema dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Questo ha portato ad una crescita dei prezzi delle materie prime che era già presente, ma ha avuto ulteriore impulso. E a un problema che di nuovo era già presente, soprattutto quello energetico, quindi parliamo di petrolio, parliamo poi di luce, gas soprattutto, e quindi di shock veri e propri che vanno a catena, a ribaltarsi su tutta la catena di produzione fino ad arrivare a quella che tu giustamente, Davide, chiami street economy. Di questo parleremo oggi e soprattutto nell'ottica delle materie prime che sono, è vero, l'asset class del momento. Davide, buonasera e benvenuto. Buonasera Stefano, grazie mille. Allora io partirei come noi facciamo di solito dal disclaimer. Il disclaimer è il contratto, quello che ci consente di parlare liberamente, lo vediamo qua. Insomma, è ciò che permette a me, agli ospiti, a tutti di, come posso dire, dire la nostra in una maniera che insomma, si può capire che c'è tutto questo, non abbiamo posizioni, io non ho posizioni in questo momento sui derivati in corso e quindi non ho conflitto di interessi, però nel caso qualcuno volesse sapere perché, trova qui la spiegazione. Allora, ricordo anche che con noi c'è il buon Giuseppe Lauria. Ciao Giuseppe. Ciao Davide, ciao Stefano, un caro saluto a tutti. Allora, io Giuseppe comincerei facendo un po' di introduzione, no? Come dire, su quello che è il contesto. Allora, io credo che per Scusa capire. Davide, permettimi solo di fare una verifica rapidissima audio-video se tutto funziona e chiedo alle persone se appunto possono darci una mano mettendo uno se è tutto a posto, così siamo sicuri che tutti vedano e sentano. Nel frattempo, quindi mettete uno se vedete e sentite correttamente, così ci aiutate come sempre. Se volete mettete anche like alla puntata, come sempre accade, visto che questo aiuta altre persone poi a scoprire la registrazione che sarà disponibile come sempre da subito al medesimo link. Sembra che tutto sia a posto, grazie per il feedback. Davide, a te e a Giuseppe. Grazie mille, allora eccoci qua e diciamo così cerchiamo di capire e proseguire un po' in questo inizio. Allora, che cosa succede? Perché le commodity sono l'asse del momento? Intanto diciamo che c'è un po' di storia da fare, anche recente, no? In ogni caso, storicamente le commodities finiscono per essere sempre un po' l'ultimo asset che sale in caso di diciamo così, trend rialzista dei mercati. Quindi questa è già una situazione di suo, come dire, che si può ben comprendere perché c'è una storia dietro da questo punto di vista. Ma in particolare, che cosa è successo negli ultimi 2 anni sui mercati? È successo che le banche centrali hanno immesso sui mercati tanta liquidità che è finita soprattutto. Parliamo di 120 miliardi al mese, quelli della Federal Reserve, giusto per stare nell'alveo americano. Di questi 120 miliardi, 40 andavano a comprare i titoli ipotecari, Fannie Mae, Freddie Mae e quant'altro, e 80 andavano a comprare titoli di Stato. Questi 80 miliardi che andavano a comprare titoli di Stato, praticamente era come se tu ti metti in acquisto e uno ti scavalca, che è la Fed che ti compra, tu ti metti in acquisto e uno ti scavalca, oppure ti sta sempre dietro, c'è sempre un denaro sistematico e tutto.
A un certo punto cosa fa l'investitore? Beh, l'investitore, siccome con questa attività io mi metto in acquisto, tu mi scavalchi, ti passo davanti e via dicendo, praticamente il rendimento dei titoli di Stato americani era sceso a 0,5, adesso vi faccio vedere anche il grafico così ce ne rendiamo conto, quando il rendimento dei titoli di Stato americano nel 2020 è arrivato a 0,5, cioè è arrivato qui praticamente, lo vedete, no? E c'è stato per qualche mese. E l'investitore medio americano si è stufato di comprare i bonds perché dice qui non mi torna più niente. Ok, addirittura noi in Europa abbiamo avuto il AAA tedesco, addirittura negativo di rendimento, insomma anche peggio. Comunque, rimaniamo, ripeto, sempre in tema americano. Allora, che cosa succede? Che quando tu trovi che il rendimento si attesta su questo livello, 0,5%, praticamente ti sembra che non ti ritorni niente, è chiaro che dici, vabbè, io mi sposto. Non prendo più questa uscita, c'è coda, è come dire una tangenziale dove l'uscita principale è, diciamo, il casello principale è chiuso, e allora tu dici vado da un'altra parte, vado a pascolare altrove. E dove vai a pascolare? Beh, vai a pascolare sul mercato azionario, quindi il mercato azionario diventa, no? C'è quel famoso detto there is no alternative, no? Tina, there is no alternative, alla fine cosa fa l'investitore medio? Compra le azioni. Compra le azioni e come vedete qui, ok? E come vedete qui le azioni fanno una crescita incredibile. Se pensate che pre-Covid già la borsa era considerata alta e stava qui, e guardate che cosa è successo dopo, sì, intorno ai valori pre-Covid ha cincischiato, ma poi ha doppiato, diciamo, i minimi che aveva fatto e oltre che doppiato, altro che doppiato. E questo è un po' quello che è successo sui mercati, no? Allora, se noi andiamo a cercare, dovrei averlo qui da qualche parte, il CRB Index, vediamo un po', dovrebbe essere, allora, il CRB Index, vediamo se lo troviamo, vediamo un po', non so, non lo vedo qua il CRB Index. Non so se tu hai il CRB Index da mostrare, Giuseppe, magari lo facciamo Sì, vedere. Davide, siamo in area 306 punti. Ok, se vuoi condividi un attimo e fallo vedere. Dicevo, Sì. il CRB Index, cioè l'indice un po' aggregato delle commodities, un po' tutti insieme, ci fa vedere che a quel punto, quando anche l'azionario è diventato costoso, il mercato ha un po' switchato anche sulle commodities. Che cosa succede sulle commodities? Succede che siamo nella fase post-Covid, ok? Nella fase post-Covid, eccolo qua il CRB Index, nella fase post-Covid praticamente si comincia a capire che ci saranno dei colli di bottiglia perché improvvisamente, avete presente quando in autostrada si formano i rallentamenti, no? Quando si formano i rallentamenti non è che poi il traffico riesce a riprendersi bene, sì, si riprende, ma poi qualcuno accelera troppo e allora, oppla, ci si blocca di nuovo in coda. Anzi, vediamo se nella chat, visto che l'uno l'abbiamo già usato, se si riesce bene a capire questa cosa, mettete due nella chat. Se avete chiaro cosa succede in autostrada quando ci sono i rallentamenti, per cui tu riparti, però qualcuno accelera troppo, ci si ferma di nuovo, il primo rallenta, il dodicesimo, il quindicesimo, il ventesimo sono già in coda di nuovo. Se avete presente questo schema del traffico, mettete due. Ecco, questo è ciò che è successo dopo che i mercati si sono fermati. E quindi si è creato un ingorgo enorme quando alla ripresa tutti hanno preteso o forse sperato di ripartire il più velocemente possibile. Quindi improvvisamente si vede che va, acceleri forte, però poi devi frenare di nuovo e di nuovo si crea questa situazione. Ecco, sulle commodities è successo questo. Tutti volevano, dopo che nel Covid si era tutto fermato, tutti volevano avere le cose subito. Tutti volevano avere di nuovo i magazzini pieni per avere la roba da vendere immediatamente. Tutti volevano ricreare questa situazione e questo ha generato una situazione difficile, un collo di bottiglia. La merce c'era, le materie prime c'erano, ma si è cominciato a fare fatica a reperirle. E questo immediatamente fa venire l'idea a qualcuno che ti dice: senti, ma ti pago un dollaro in più, 10 dollari in più, quello che hai in più, portale prima a me, consegnamele prima. Il problema è che in questo contesto io ho ricordo, diciamo, di quando Giuseppe ci raccontava anche dei casini che succedevano nelle miniere di rame in Cile, no? E tutta una serie di motivi, il blocco del canale di Suez,
i blocchi nei porti cinesi per via dei vari lockdown, tutto ha contribuito a creare degli stop and go continui che hanno generato ritardi forti nella consegna di materie prime. Teniamo conto anche di questo. Una macchina che fa microchip, una catena di produzione che fa microchip, supponiamo che se la metti al massimo ne produce 100 al minuto, faccio un esempio. Durante il lockdown la spegni, finisce il lockdown e tu ti rimetti a produrre al massimo, ma ne fai 100 al minuto, ma te ne chiedono 1000 e tu dici ma io più di 100 al minuto non ne posso fare, quindi di microchip non c'è la sufficienza. Aggiungiamo a questo che magari per fare tutti quei microchip insisti di avere il RAM, uno degli elementi fondamentali per farli, e ti dicono ma la nave nel canale di Suez, insomma, immaginate che casino incredibile che si crea. Su questo arriva la speculazione. La speculazione cosa fa? La speculazione dice, ma guarda che roba interessante, sta a vedere che con tutto questo friccichio che c'è, magari i prezzi del rame, magari i prezzi di altre materie prime, tante altre cose salgono. Aspetta che io, guarda, ho tanti soldi perché non sto più investendo nei bond, le azioni sono care, mi butto a speculare sulle materie prime. Arriva questa liquidità e dà un boost ulteriore e si crea una situazione particolare, cioè si creano grandi rialzi di prezzi di materie prime senza che il consumatore finale, che è ancora lì nel supermercato con gli scaffali vuoti che sta aspettando che la merce arrivi, lui non ha ancora comprato. Eppure si è già verificato prima nella catena produttiva i prezzi alla produzione, ricordatevelo sempre, in tutto questo contesto, questo rialzo dei prezzi clamoroso, e l'utente finale si ritrova che non solo la merce non gli arriva, ma quando gli arriva aumenta. Vi faccio un esempio, recentemente ho cercato quattro serrature di quelle che si usano nelle porte interne della casa, delle serrature di una banalità estrema, sono riuscito a comprarne solo due. Sono tornato oggi, prima di fare questo webinar, dal fornitore che mi ha detto me ne arriveranno ancora due la prossima settimana e poi due nella settimana del 5 aprile. Cioè, capite, lui chiede che gli arrivino i pezzi e non gli arrivano. Io gli ho detto, vabbè, per piacere, quando arrivano me li tenga da parte. Cioè, no, non posso, la chiamo, qua, lei venga qui, ma io non voglio tenere da parte perché sennò, insomma, capite che cavolo di casino succede. E i prezzi di queste serrature, tra l'altro, rispetto all'ultima volta che li avevo comprati, sono praticamente il doppio. Questo è davvero notevole. Parliamo di cifre modeste, ma comunque parliamo di una situazione reale. Ecco, cosa succede? La speculazione arriva, e la speculazione non è detto che la speculazione sia un cattivo che approfitta della situazione per fare un sacco di soldi. Vi faccio un esempio. Vediamo se qualcuno conferma. Vi è mai capitato in questi giorni di andare in un supermercato, grande o piccolo, che sia, dove vi dicono stiamo sperimentando dei problemi, per esempio vi dicono di farina non comprarne più di tot, di olio non comprarne più di tot, oppure siamo sprovvisti di questa cosa, oppure ancora qualcosa di simile. Se vi è capitato di vedere o di sentir dire che nei negozi o nei supermercati vicino a voi succede qualcosa di simile, mettete 3 nella chat, vediamo se qualcuno ha vissuto queste situazioni. Perché succede questo? Beh, perché negli ultimi anni qualche volta abbiamo già sperimentato questa cosa, nel timore che si possa rimanere senza grano e quindi senza farina, uno dice no, ma aspetta un attimo, non ha importanza che io il pane lo compro dal panettiere, mi metto in casa 10-20 kg di farina che non ho mai tenuto in casa, ma se per caso succede qualcosa il pane me lo faccio io, ok? Piuttosto che rimanere senza preferisco fare così, e magari questo lo faccio con il pane, con la pasta, con l'olio, con la farina, lo faccio con la salsa di pomodoro, con tutte queste cose, ok? Poi se uno è proprio raffinato si va a guardare il fatto che l'olio che mancherà magari sarà quello di semi, però questo potrebbe far convergere molti più acquisti sull'olio di olive, quindi magari non troverò l'olio di olive, quello extravergine, e quindi si fa una corsa un po' agli accaparamenti, che ognuno di noi fa, nessuno di noi ha l'intento di speculare, solo la voglia di non rimanere senza. Ma questo spiega anche perché ogni volta che succede un problema in Russia, nonostante la Russia, tra Russia e Ucraina, nonostante la Russia stia continuando a mandare il gas, a parte il fatto che vuole averlo pagato in rubli da ieri anziché in dollari, ma lo continua a mandare con le stesse caratteristiche, però non appena arriva di qui, il gas arriva, non appena arriva di qui, c'è
adesso lasciatemi dire, c'è qua che dice no, questo qui lo voglio tutto io, e Italgas che la sposta e dice no, me lo voglio prendere, e capite cosa succede? E il prezzo va su, e noi andiamo al megawattora a prezzi stratosferici, perché nessuno, tutti fanno finta di essere buonisti, ma nessuno vuole rimanere senza, quindi si sgomita, ci si passa davanti e si va a comprare, e questo crea una situazione particolare. Quindi le materie prime sono arrivate a un punto che quasi quasi su alcune di queste, quelle più coinvolte, quelle su cui c'è più sensibilità sul fattore ucraino, che siano energetiche, che siano granarie, che siano diciamo così il petrolio o cos'altro, si è arrivati quasi all'isteria. Il petrolio è andato da 100 a 130 dollari, cioè 30% di crescita. Con la stessa isteria di paura di rimanere senza, esattamente come c'è stata isteria quando c'era paura di avere del petrolio che non sapevi dove mettere, e quindi si va a meno 37 dollari barile. Se vi è chiaro questo ragionamento, questo preambolo che io ho fatto, mettete 4 nella chat, così capiamo in che clima viviamo. Perché non è più che tu vai al supermercato e dici ma prendo questo e quello, tanto devi vedere se c'è quello che cerchi. Se qualcuno di voi è andato di recente, come ho fatto io, ripeto oggi, al Bricoman piuttosto che all'Leroy Merlin, piuttosto che uno di questi, avrà notato quanti scaffali vuoti ci sono, quante materie, materiale manca, proprio non c'è. E se chiedi se arriva, ti dicono non sappiamo quando arriva. E questo è un dato di fatto con cui noi ci ritroviamo ad avere a che fare. Ed è chiaro che se tu aspettavi la pittura e non la trovi, dico per dire di una cosa che c'è, ma mancasse quella, e quando arriva ne prendi il doppio di quella che ti serve, perché dici la tengo di scorta, no? Ecco, se noi facciamo le scorte nelle nostre case, c'è un problema poi di mancanza di beni, no? E su questo si va a inserire anche quella speculazione, perché c'è anche quella che poi dice a prezzi che salgono io ci sguazzo e vado dentro, ma soprattutto questa è una speculazione legata ai timori, legata alla paura ancestrale di rimanere senza il cibo, di rimanere senza quelle cose che fanno la nostra comfort zone, senza cibo, senza caldo in casa, senza, capite? Cioè, ci sono delle situazioni molto particolari. Quindi, Giuseppe, adesso io ho fatto questo preambolo, no? Poi vorrò far vedere anche dove si cercano le cose e quant'altro, ma in realtà e di fatto possiamo dire che su gas e petrolio e questa cosa si è vista benissimo, no? Assolutamente. Assolutamente. Ma la cosa incredibile, Davide, è che addirittura quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ufficialmente l'inizio della pandemia, eravamo nel mese di marzo del 2020, le materie prime addirittura hanno iniziato ad arretrare poiché si temeva un collasso per questo che riguarda i consumi, tant'è che io ricordo commentavamo le quotazioni del rame a Londra e vedemmo il rame scendere sostanzialmente dai 6.000 dollari ai 4.000-4.300 dollari per tonnellata. È chiaro che poi lo scenario è completamente cambiato per gran parte delle ragioni che tu hai evidenziato all'inizio del collegamento, senza dimenticare, Davide, anche tutto ciò, il contesto geopolitico fondamentale, l'impatto che la geopolitica ha sulle materie prime è storicamente è una costante, senza dimenticare, Davide, ciò che è accaduto al costo, e questo è un altro dei tanti esempi, dei noli da un porto all'altro, dei container, tanto per capire. Sì, Importanti che avevano anche ampliato, amplificato, alimentato degli spunti di riflessione. Addirittura nel mese di ottobre del 2021, l'aumento della rotta tra il porto di Shanghai e quello di Genova per un container da 40 piedi, circa 12 metri, arrivò già all'epoca a circa il 400% in più rispetto al mese di ottobre del 2020. Quindi un mix di elementi esplosivi che ha contribuito, in ultimo il conflitto purtroppo nel cuore dell'Europa, hanno contribuito a questo rally delle materie prime, un rally che ha caratterizzato un po' specifiche materie prime nel particolare, ma in realtà un po' tutte. Abbiamo commentato un po' ciò che è accaduto di settimana in settimana, e chiaramente i timori. Pensa a quante cose stanno succedendo che si accavallano. Adesso,
Proviamo a pensare per esempio alle materie prime agricole, le granarie, no? Allora, Russia e Ucraina sono il granaio d'Europa, vero e proprio, ok? Cioè, grandi importazioni internazionali di grano credo che si facciano soprattutto da questi due paesi in Europa e poi dal Canada, no? Questi sono. Certo, Canada e Stati Uniti hanno anche, negli ultimi anni, anche per quel che riguarda la soia, il Brasile, c'è tutta Certo, la soia la col situazione Brasile della che poi. foresta amazzonica, insomma, qui Esattamente, c'è entriamo in un. stato tutto quel problema. Poi il Brasile ha venduto molta soia alla Cina, gli americani si sono arrabbiati per questo. Era uno dei motivi della guerra commerciale di Trump con i cinesi, no? Il fatto che i cinesi comprassero, diciamo, la soia dal Brasile invece che da loro. Allora, diciamo che in tutto questo che cosa succede? Pensate che non è solo il problema, adesso in Ucraina hanno altro da fare che coltivare purtroppo il grano e il mais, no? Ok. E diciamo anche però che il problema è che se anche lo dovessero coltivare, poi trasportarlo diventa difficile, no? Sappiamo di alcune navi che sono rimaste bloccate nel porto, abbiamo visto anche la storia di qualche italiano che faceva il marinaio, rimasto bloccato in questi porti, è dovuto tornare in Italia con la famiglia con grande fatica. Davide, scusami se ti interrompo, proprio una delle prime notizie nella prima settimana del conflitto, non so se l'abbiamo anche commentato, il blocco della nave italiana presso Esattamente. il porto di Oslo tra il Mar d'Azov e il Mar Nero, e c'è Esattamente. stata anche l'intervista di un importante produttore italiano per quel che riguarda appunto il grano che doveva Beh, arrivare in è Italia. stato un po' scalpore perché si dice: ma come tu scrivi sui tuoi pacchi di pasta, faccio il grano italiano? C'è stato un problema di comunicazione, però. Esattamente, perché in realtà di Vella, diciamolo, poi sono stati fatti molti meme. Di fatto lì parlava dei prodotti dolciari, non della pasta, che è un prodotto diverso che si fa col grano duro e non col grano tenero, no? Ok, quindi questo bisogna dirlo. Ma comunque, detto questo, che è una curiosità, no? Allora, che cosa succede? Succede che improvvisamente c'è una difficoltà nei prezzi e c'è una difficoltà molto grande. Quindi, forse oggi la situazione è un po' particolare perché noi siamo solo nel mezzo del guado, nel senso che, visto che questa guerra non sembra prossima a una conclusione immediata, perché fino ancora la settimana scorsa sembrava porsi nelle possibilità di fare dei, come dire, avere dei meeting dove si discuteva di proposte di pace, la Turchia, Israele si sono offerti di mettersi, diciamo così, a fare un po' da garanti nel mezzo, ma se guardiamo l'escalation ci dice che oggi invece si è riunita la NATO che ha detto cose piuttosto bellicose, cioè non ha detto andiamo a fare la pace, ha detto siamo pronti, insomma, i messaggi che sono passati sono un po' diversi. Ecco allora. La cosa importante è capire che cosa può succedere e come i prezzi possono, diciamo così, eventualmente ancora muoversi e che strumenti si usano per negoziare questi prezzi. Ricorderei che i mercati su cui si scambiano i prezzi futuri delle materie prime sono delle borse, la più famosa è il Chicago Mercantile Exchange, ma abbiamo una borsa metalli a Londra, no? Abbiamo anche il NYMEX Europe, diciamo, abbiamo più di un mercato, c'è il New York Il Mercantile grano e il MATIF molto importante storicamente Exchange, questa c'è il New variabile. York Mercantile Exchange, e quello che si scambia è un prezzo relativo, un certo quantitativo di tonnellate, bushel, piuttosto che litri o barili o quello che è di queste quantità di materie prime. Che verranno consegnate in date future. E noi sappiamo che i prezzi nelle date future non è che sono sempre uguali, ci sono determinate scadenze dove i prezzi sono più alti e sono più bassi. E uno dei motori per far salire o scendere i prezzi su determinate scadenze, per esempio in questo caso sulle scadenze ravvicinate abbiamo prezzi piuttosto più elevati, è il fatto che, diciamo così, c'è l'aspettativa della difficoltà, no? C'è il famoso concetto del contango o della backwardation che magari spieghiamo anche al pubblico perché capiscano cos'è e perché si capisca come avviene, diciamo così, questo rialzo delle materie prime sui mercati, che riflette, badate bene, solo il prezzo delle materie prime
alla consegna, che di solito è franco una sede, dove poi il costo del trasporto compete al compratore, non a chi mette a disposizione la materia prima. Quindi i rialzi delle materie prime sono al netto della consegna franco una sede prevista, diciamo così, non lo so, dico che in Italia, per esempio, il grano duro viene consegnato al mulino di Foggia, ok? Diciamo così, nel sito di Cushing ad Oklahoma negli Stati Uniti, oppure l'Enab per il natural gas, insomma, ci e sono... poi da lì a casa te lo devi portare tu. Il motivo per cui nell'aprile del 2020 il petrolio andò a meno 37 dollari a barile su quel contratto che scadeva con la consegna a maggio, che voleva dire che chi aveva in mano il petrolio era disposto a pagarti purché tu lo stoccassi da qualche parte. Il problema erano i siti di stoccaggio che non ce n'erano disponibili, perché nessuno, si consumava molto meno petrolio, continuava a essere estratto perché altrimenti bisognava chiudere le pompe di estrazione e non si sapeva più dove metterlo, no? Quindi questa è la situazione particolare. Allora, cominciamo a spiegare che cosa significa parlare di prezzi futuri e che cosa significa contango e backwardation. Allora, la backwardation, Davide, è un po' quello che abbiamo vissuto, abbiamo vissuto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, una situazione abbastanza incandescente, effervescente per quel che riguarda, ad esempio, il mercato del petrolio. Sul mercato si è delineata, anzi, decisamente acuita nel corso delle settimane, una backwardation che non si vedeva addirittura dagli anni 90, dai tempi della guerra in Iraq, quando l'Iraq invase il Kuwait. Sostanzialmente per backwardation si intende quella struttura dei prezzi dei contratti future a breve termine al di sopra, quindi maggiormente prezzati rispetto ai prezzi più lontani, e si può delineare la cosiddetta curva forward, cioè quella curva che unisce i prezzi dei future con scadenze differenti, che viene sostanzialmente che è inclinata negativamente. Quindi questo la dice lunga sulla domanda di quel bene specifico, in questo caso del petrolio, e quindi c'è chi ha addirittura ha la necessità, la voglia di acquistare questo bene addirittura a prezzi più alti rispetto ad attendere le scadenze future. E questo quindi delimita. Facciamo un esempio banale: in condizioni di normalità il flusso è regolare, le consegne sono regolari, il prezzo più va in là nel tempo, più è alto perché c'è l'interesse da pagare. Tu stai lavorando su uno strumento, ti consente di usare una leva finanziaria, si guarda lontano, chi compra quel prezzo futuro deve pagare un interesse, chi vende quel prezzo futuro deve incassare un interesse. Sulle scadenze invece ci può essere, supponiamo un prodotto qualsiasi che venga consegnato a marzo, giugno, settembre e dicembre, e supponiamo che già si sappia, che ne so, che questo prodotto deve passare per una città della Cina e che ad aprile e maggio in quella città della Cina ci sarà un lockdown, quindi tutto sarà difficile e complicato. È chiaro che il prezzo della consegna di giugno sarà più alto. Perché? Perché si presume immediatamente dopo, visto che è finanza ma connessa all'economia reale, quella delle commodities, ecco. Così in qualche modo, diciamo così, questo porterà a un aumento di quel contratto. Allora, quando la tensione è adesso, e quindi adesso c'è la guerra in Ucraina, questa tensione si riflette sui prezzi alla scadenza front, sulle prime scadenze utile, sempre e subito, e quindi si crea un prezzo della prima scadenza che è più alto dei prezzi delle scadenze successive. Questa è la backwardation, che è sempre figlia di qualche anomalia o di qualche preoccupazione particolare, oppure per esempio di materie prime agricole, ma stiamo sempre nell'ambito delle anomalie, di contesti che sono legati anche alla natura, quindi particolari, che ne so, alluvioni, oppure siccità, oppure situazioni del genere. Ecco, se proprio vogliamo dire, addirittura una parte delle materie prime agricole che non vengono fornite più dall'Ucraina poteva essere sostituita da materie prime agricole italiane, ma da noi c'è una siccità per cui addirittura nel nord del paese le piantine, si dice, crescano così poco che è a rischio il raccolto, no? Per cui questa è una situazione di grande gravità, no? Giusto?
che si sono alleate. Ecco, una cosa, perdonami Giuseppe, volevo chiederti a questo proposito, ed è una grande preoccupazione. È vero che questo fenomeno di backwardation insolito, perché come dici era dagli anni 90 che non assistevamo a qualcosa del genere, può innescare tutta una serie di margin call che farebbero precipitare la situazione delle commodities? Beh, a proposito di margin call, abbiamo commentato proprio di recente ciò che è accaduto, e è una domanda molto interessante, ciò che è accaduto a Londra, al London Metal Exchange, sul nickel. Ha toccato un prezzo record di $100,000 per tonnellata, c'è stato lo short squeeze, abbiamo raccontato, insomma, speculatori esposti al ribasso sul nickel che non riuscivano più a pagare gli esorbitanti margini di garanzia richiesti sulle posizioni corte, e quindi in forte perdita, e questo è addirittura segnato proprio la storia. In 145 anni della storia della Borsa di Londra, sostanzialmente si è bloccato il mercato e si è fatto una sorta di marcia indietro, una sorta di retromarcia, e si è ritornati al punto di prima. Quindi sono accadute delle cose, e possono accadere delle cose molto molto particolari, anche di estrema gravità, e tant'è che la Borsa di Londra ha deciso di sospendere le contrattazioni sul nickel, e addirittura si è tornati alla quotazione quando era in aria 48 mila dollari, ossia lunedì, se non sbaglio lunedì 7 marzo, insomma. Quindi certo, è un tema assolutamente importante, ed è una backwardation, Stefano, che è risultata abbastanza marcata non solo sul petrolio, ma su... Sì, ho visto la curva che mostrava il grafico, è veramente qualcosa di spaventoso. Anche su altre materie prime, certo. Quindi questo la dice lunga sul contesto che stiamo vivendo, sui timori, sulle preoccupazioni legate chiaramente, come giustamente ha evidenziato Davide all'inizio del suo ragionamento, tutto affiancato chiaramente da una speculazione che è stata anche alimentata un po' dall'atteggiamento delle banche centrali. E sai, se tu, cioè, la speculazione di suo fa già il suo mestiere, no? Poi certo, ricordiamoci sempre che in questo caso c'è stata anche una speculazione inconsapevole da parte di chi, come dire, semplicemente cerca di accaparrarsi le cose. Non è detto che la speculazione sia per forza di qualcuno, anzi, andando a guardare i contratti futures americani, se qualcuno di voi vuole farlo, lo può fare andando a guardarsi il sito della CFTC, la Commodity Futures and Trading Commission, ok? È un ente federale, cftc.gov americano, che diciamo così, la Commodity Futures and Trading Commission è quell'ente che rende pubblico ogni settimana praticamente il posizionamento degli operatori del mercato sulle materie principali, futures americane, materie prime, borsa e quant'altro. Allora, se uno va a vedersi questa cosa che si chiama Commitment of Traders, che è un report che viene elaborato ogni settimana e dice anche tutto quello che succede, come si fa, come non si fa, chi è long, chi è short, che cosa fa, che cosa non fa, si può vedere che non c'è stato una particolare, sì, c'è stato un po' di aumento su alcune materie prime dell'open interest dei cosiddetti non commercial, che sono quelli che non fanno parte della filiera produttiva e che quindi, se vanno a comprare un certo contratto, lo fanno più per guadagnarci proprio sul delta prezzo, no? Lo compro a uno, lo vendo a due, ecco, per capirci, ok? E questo è, diciamo, un aspetto importante. È stata anche molto la filiera stessa che ha corso ad accaparrarsi le materie prime. Questo può spiegare anche il perché di alcune cose, e cioè, per esempio, che non è stato così detto, o così per forza, che il fatto che, cioè, adesso un esempio che vale per tutti: tutti noi abbiamo toccato, stiamo toccando o a breve toccheremo con mano l'aumento dei prezzi delle bollette energetiche, gas e luce, soprattutto il gas aumenta tantissimo, anche la luce è più o meno parimenti, perché poi il gas lo si usa per produrre la corrente elettrica, come Giuseppe ci aveva spiegato benissimo anche quando ci spiegava perché in estate si consuma così tanto gas negli Stati Uniti, che uno dice: ma come fai il fresco e cioè usi il gas? Sì, uso il gas per fare la corrente con cui poi si fa andare
diciamo, il climatizzatore che produce il fresco. Ma detto questo, cioè, il problema è, se così fosse, noi dovremmo avere dei titoli che sull'onda emotiva di questo vanno a gonfie vele. Invece non è così, perché è l'impatto che c'è sull'intera filiera. Allora, noi prendiamo uno dei titoli più noti, no? Che è A2A, per esempio, nel settore della distribuzione, è l'azienda, sicuramente si chiama Azienda Energetica Milanese, no? La distribuzione del gas e della corrente elettrica a Milano avviene prevalentemente tramite A2A, e A2A è inserita in questo bel trend ribassista. Allora, perché in realtà il prezzo che addirittura il prezzo che l'aumento di gas che queste imprese ricevono, che pagano, o l'aumento di elettricità per megawattora, no, diciamo così, che comprano, non riescono nemmeno in questo momento a ribaltarlo totalmente sull'utente finale, possono farlo solo in parte. In realtà sono già esposte al debito perché pagano prima e incassano poi. Inoltre non riescono a trasferire tutto l'aumento all'utente finale, perché c'è di mezzo la politica, perché c'è di mezzo l'ARERA, cioè l'ente che gestisce queste cose, e poi soprattutto c'è di mezzo il fatto che adesso, con le bollette aumentate, l'utente può chiedere, diciamo così, una dilazione fino a 10 rate e senza interessi, e questo peggiora ancora la situazione di chi è già esposto al debito, no? Quindi noi ci troviamo che non è sempre scontato che succeda così, e questo può riflettersi anche sulle aziende che producono. Improvvisamente, cioè, è come se uno dice per un mese non mi chiedi rame, parliamo delle miniere del Cile, poi in un mese, per un anno non mi chiedi rame, poi in un mese mi chiedi tutto il rame che non mi hai chiesto in un anno. Eh sì, ma io nel frattempo non è che ho continuato a estrarre il rame alla massima potenza, ho lasciato a casa alcuni dipendenti, ho lasciato a casa, insomma, e questo è andato generando tutto il contesto che sappiamo. Quindi c'è una situazione difficile. Allora, è interessante investire sulle materie prime. Si può anche, da piccoli, fare qualche speculazione sulle materie prime. Beh, tutto è fattibile, tutto è possibile. I contratti derivati vengono scambiati su questi mercati. Per esempio, a tutti noto che con Directa si possono usare numerosi futures su derivati, anche agricoli, commodities come l'oro, come il petrolio, come il natural gas, quello statunitense, l'Henry Hub, ok? Si possono usare derivati, dicevo, su queste materie prime, alcune materie prime agricole, il grano, insomma, e lo si può fare, ma bisogna maneggiare con attenzione. Prima di tutto perché i futures spesso muovono quantitativi, controvalori abbastanza significativi, quindi è vero che si investe apparentemente, perché non è così, solo il margine. In realtà tu, per negoziare un contratto, supponiamo che vale 100.000 euro, magari è sufficiente che depositi 10.000 euro di margine, però devi integrarlo, cioè se poi il mercato ti va contro e ne perdi 2.000, devi integrare con 2.000 euro il margine. Cioè, per sederti a quel tavolo tu devi sempre avere sul piatto davanti i tuoi 10.000 euro di margine versato, se il valore del contratto supposto è 100.000. Quindi questo è l'aspetto, però è anche vero che il future è l'aspetto più trasparente, cioè tu compri il contratto, sai esattamente che vale 1.500 o quanti sono barili di petrolio, sai che vale un certo numero di once, di oro, sai esattamente che vale, diciamo così, che ne so, un determinato quantitativo di bushel di grano e via dicendo. A proposito, cos'è un bushel, Giuseppe? È un'unità di misura che è stata adottata sia per il grano, mais e soia. Pensiamo che storicamente nella borsa di Chicago nasce nella seconda metà dell'Ottocento, il primo contratto fu un contratto sul grano, di 3.000 bushel sul grano, e addirittura una città come Chicago, tanto per fare un riferimento storico dell'importanza delle materie prime e delle materie prime agricole, la città di Chicago passa dai 4-5.000 abitanti al milione di abitanti tra la prima metà dell'Ottocento e la seconda metà dell'Ottocento, intorno al 1890 arriva a un milione di abitanti, e da lì poi nasce la famosa borsa di Chicago, quindi il punto di riferimento delle materie prime agricole, e poi da lì tutta la storia.
Siamo intorno ai 27 kg, insomma, quello è il valore del bushel sul grano. Ma la difficoltà, Davide, nell'operare sulle materie prime è proprio quella di focalizzare l'attenzione, cercare di carpire ogni notizia. Quella è una delle grandi difficoltà. Pensiamo ad esempio a Ricordiamo proposito. a chi a suo tempo sorvolava con gli aerei le piantagioni per vederne lo stato, a chi, e li ho visti io perché devo dire, Stato anche a Chicago, mi ricordo che sono hai stato a raccontato di Chicago me. ospite del CME proprio nel segmento delle granarie, ho visto Sì, che le oggi poi aste, si chiama insomma. CME Group, no, Davide? Quello Esatto. con cui organizziamo anche questo webinar, e la gran parte delle materie prime poi sono ancora oggi a Chicago, no? Nella borsa di Chicago. Esatto. Assolutamente, ci sono, come dicevo prima, Tu ci sei tantissime stato, è vero. materie prime. Io sono stato ospitato lì, è stato, diciamo, anche una grande, come dire, con grande piacere, no? Che sono stato ospitato dal CME e ho potuto assistere, diciamo così, al mercato, al pit vissuto in tempo reale, che ora è rimasto proprio Quello con le solo, grida, giusto, Davide? Era sì, quello alle storico grida. delle grida. Ed è rimasto solo per le materie prime, agricole, credo, a meno che non sia stato anche tolto per quelle, perché per il resto il mercato ormai è diventato totalmente telematico. Ma che cos'è che è importante? Che cos'è che è importante da dire? Che quando tu parli di queste materie prime, praticamente, parli del fatto che i contratti sono contratti spesso impegnativi e, diciamo così, sono appannaggio di operatori della filiera che tendono a coprire la loro operatività e tendono a coprire il fatto che sono, secondo il momento, o possiedono il bene e quindi devono coprirsi vendendolo a un prezzo, oppure magari hanno già fatto il. Immaginiamo, che ne so, il grano viene stoccato nei silos. Immaginatevi uno che nei silos sta già facendo i contratti per poi mandarlo a quelli che fanno la pasta, però non ha ancora chiuso definitivamente il contratto con chi diciamo gli fornisce dalla coltivazione la materia prima. Quindi, secondo il momento, nella filiera puoi essere long e short di materia prima, quindi devi coprire col derivato per garantirti il giusto utile. Per questo i contratti hanno determinate dimensioni, determinate scadenze e quant'altro. Bisogna ricordarsi, proprio per il fatto delle scadenze, che è difficile investire nelle materie prime tramite i derivati, che sono gli strumenti più trasparenti, però hanno scadenze che in certi casi possono essere ravvicinati. Per le granaglie vanno anche in base alla stagionalità, per altre cose come il petrolio, il crude oil, la scadenza è mensile, per l'oro è bimestrale, ok, dipende appunto da questo. Ma che cos'è che è importante? È importante capire che è vero che ci possono essere altri strumenti, per esempio esistono gli ETF. Ma gli ETF sovente sono cartolarizzazioni di derivati, soprattutto su determinate materie prime, e quindi uno dice: ma io non compro il derivato perché è complicato. In realtà l'ETF è la stessa cosa, solo che qualcuno ti ha fatto quella cartolarizzazione, quindi tu devi pagarlo. Per cui bisogna sempre ricordarsi che da questo punto di vista c'è, diciamo, questa complessità, no? Nell'andare a investire su determinati mercati. È vero poi che le variazioni, diciamo così, giornaliere possono anche essere importanti e quindi, come dire, bisogna stare attenti perché sono strumenti che sono soggetti secondo il momento, ma in un caso come questo, dove c'è tanta pressione, la geopolitica e tutto quello che si mette sopra, e c'è tanta volatilità, quindi, sono strumenti che vanno maneggiati con grandissima attenzione. In Beh, particolare abbiamo parlato. se pensiamo che il primo contratto del 18, nel 18, seconda metà del 1800 a Chicago sul mais era equivalente a 3.000 bushel di mais, ossia 25 kg più o meno, capiamo bene della portata di un contratto del genere. Quindi, insomma, hai fatto bene ad evidenziare l'attenzione e la pacatezza, la grande parsimonia che bisogna necessariamente, l'approccio che bisogna necessariamente avere quando si immagina di investire su un contratto future legato alle materie prime, perché insomma ci si può, come dire,
possiamo toglierci delle belle soddisfazioni, ma possiamo anche correre il rischio di rimanere poi con il cerino in mano, quindi molta molta attenzione, ecco. Ecco, vorrei anche ricordare, no? Qualcuno prima diceva, ma qualcuno ha scritto proprio, forse Valeria, come si fa a scambiare il WTI, in moneta diversa dal dollaro? No, allora, spieghiamo una cosa in maniera molto chiara. I contratti più noti sul petrolio sono due. Uno è il WTI. WTI significa West Texas Intermediate, quindi è il petrolio del Texas, ok? Questo il WTI. Poi c'è il petrolio Brent, questi sono i due petroli più famosi. Il petrolio Brent è quello dei mari del nord europei ed esatto. È quello che da alcuni anni a questa parte viene preso come riferimento, per esempio, dalle aziende che lavorano i prodotti petroliferi in Italia. Una volta il riferimento era il WTI e non è successo molti anni fa, credo intorno al 2006-2008, addirittura il Brent storicamente valeva meno esatto. del WTI e poi perché era considerato anche forse di una qualità leggermente inferiore, ma col passaggio dell'Europa, dell'Italia, l'Unione Petroliferi ha detto noi prendiamo a riferimento il prezzo Brent, improvvisamente il Brent è andato a valere di più, se guardate il prezzo del Brent è leggermente più alto di quello del WTI. Allora, quindi il WTI si scambia in dollari, non ci sono chance per fare diversamente. Anche, Davide, è una delle notizie rilevanti di questi giorni, l'Arabia Saudita che è in trattativa con, in realtà già dal 2016 c'è questa trattativa in corso, per utilizzare addirittura lo yuan, la vendita verso l'economia del dragone di petrolio. Quindi Qual è lo spauracchio? Allora, ricordiamo storicamente Gheddafi, Saddam Hussein, l'Iran hanno tentato di fare un petrolio in euro, se non ricordo male, no? Sicuramente l'Arabia adesso sta facendo questo. Probabilmente Putin non si fermerà al gas, ma magari allargherà anche al petrolio il concetto che vorrà essere pagato in rubli, no? Esattamente come ha detto per il gas stesso. Quindi questi però sono contratti che non sono il WTI. Il WTI è un contratto espresso denominato in dollari, quindi quello va negoziato e va regolato ovviamente in dollari, su questo non ci sono dubbi. Vorrei dire però così un pochino per in qualche modo, come dire, segnalare qualcosa che sia di attualità, no? In questo momento. Diciamo quali sono le situazioni che più insistono. Allora, è fuori di dubbio che la guerra tra Russia e Ucraina mette sotto la lente del mercato in maniera forte soprattutto due tipi di materie prime, che sono quelle energetiche, perché il gasdotto passa dall'Ucraina, ok, e poi c'è tensione con la Russia, che è un fornitore primario in Europa di gas, e poi tutto quello che riguarda il petrolio russo, diciamo il petrolio degli Urali, ok? Diciamo che queste sono le due situazioni di tensione. E poi le materie prime agricole, quelle che si usano per l'alimentazione, per il cibo, come il grano, come il mais, su queste c'è tensione, poi entri tu nei dettagli di queste cose. Ma ci sono anche altri elementi che contribuiscono a creare tensione. Diciamo che sul petrolio c'è anche lo scenario che prevede che gli Stati Uniti, dopo tanti anni, trovino un modo per migliorare le relazioni col Venezuela e ricominciare a utilizzare il petrolio venezuelano. Ricordiamo che il Venezuela, ora io non ricordo dove si classifichi, ma è nei primissimi posti, come primo come riserve, sì. Okay. Primo, sì. Ok, quindi provate a immaginare che cosa significherebbe, diciamo, a riattivare il petrolio venezuelano con accesso libero a 360 gradi. Ricordo che ci sono stati molti embarghi, prima con Chavez, poi con Maduro, di questa situazione. Poi c'è la situazione sicuramente più temporanea, ma molto incidente in questo momento, cioè è come dire sparare sulla Croce Rossa per certi versi, dei lockdown in Cina, tra l'altro imposti assolutamente importanti, diciamo in quella zona che potremmo chiamare la Silicon Valley cinese, ci sono dei lockdown in corso che rendono difficili anche altre consegne. E poi il problema climatico, l'abbiamo visto qui da noi, chi sta nel nord Italia lo tocca con mano ogni giorno,
io dove sono, cioè a Torino, sono 100 giorni che non piove più. In realtà è piovuto una volta, una mezza giornata, proprio un po' di acqua che neanche dice è bagnato. Ecco, io non ho visto piovere in altri momenti e quindi la situazione è un po' quella che è. Allora, vorrei che magari tu, che sei più esperto di me da questo punto di vista, tirassi un po' la somma velocemente su quelli che sono i punti critici delle commodities e quali sono le commodities più a rischio, perché noi qui abbiamo, cioè noi qui siamo di fronte a materie prime energetiche che rincarano, materie prime agricole che rincarano e poi i metalli, le famigerate terre rare, che anche quelle sono, diciamo, pronte al boost per certi versi. Prego. Beh, anche sui metalli, Davide, possiamo pensare a ciò che è accaduto negli ultimi mesi al palladio, che ha superato dei livelli importanti, ha ritracciato alla notizia fornita proprio dalla Russia, dai maggiori responsabili di una delle aziende più importanti per quel che riguarda l'estrazione e la lavorazione del palladio, ma non solo, la Norilsk Nickel, che ha sostanzialmente dichiarato che continua tranquillamente a mantenere i suoi livelli di esportazione, tant'è che poi il palladio ha fondamentalmente ritracciato nuamente in aria 2500 dollari l'oncia, dopo aver lambito, testato i 3000 dollari, attenzione. Per quanto riguarda invece le agricole, è chiaro che c'è una forte tensione, una forte preoccupazione. In più occasioni la stessa Coldiretti, la nostra Coldiretti italiana, ha lanciato l'allarme per delle situazioni che si stavano palesando già da diversi mesi. Pensiamo al costo, ad esempio, non solo dell'energia, stretta conseguenza degli aumenti di petrolio e gas, ma a tutto ciò che è avvenuto sui fertilizzanti che importiamo anche dalla Russia, fertilizzanti che già da tempo erano fortemente aumentati ed hanno impattato sui prezzi delle agricole. Io farei vedere alcuni grafici, così ci rendiamo conto un attimino. Sì, vorrei dire, intanto che tu apri i grafici, dico una cosa che la dico anche con un po' di ironia, no? Adesso che tutti vogliono le materie prime agricole, ho visto completamente sparire dai radar il tema dell'OGM, cioè a questo punto anche l'OGM va bene, e questo la dice lunga, no? Sul livello di tensione che c'è, no? Quando hai bisogno ti dimentichi di tutte le battaglie fatte, di tutte le situazioni. Adesso il grano sarebbe grano, OGM o no, conta poco. Oltretutto, Davide, noi per accordi fatti in passato, in realtà la Comunità Europea, accordi commerciali fatti proprio con il Canada, dove lì si produce grano, mais, insomma, con una tipologia di coltivazione che, insomma, può, come dire, aprire a molti spunti di riflessione. Esattamente. A proposito di OGM. Questo era solo una curiosità detta con un po' di ironia, anche per drammatizzare, certo, vabbè. Certo. Questo è il grafico della soia. Siamo in America, a Chicago, siamo addirittura nuovamente, questo è un livello importante, il livello di aria 1520 centesimi dollaro per bushel, super, che ha rappresentato fondamentalmente i massimi tra il 2013 e il 2014, superato, spinta al rialzo sino a lambire i 1700 centesimi dollaro per bushel. Questo è il grafico invece del mais, 746 centesimi dollaro per bushel. Vedete come non solo i volumi, ma che grande spinta al rialzo che c'è stato dopo il superamento di questi livelli. Quindi qui siamo nel periodo della pandemia, e spinta al rialzo anche per quanto riguarda il mais. Questo è il grafico del grano, vedete in questo caso una spinta netta e decisa. Cosa sta accadendo? Questo chiaramente il contesto americano, il prezzo del grano, per quanto riguarda il contesto italiano, il contesto che è molto, molto, molto preoccupante, è balzato del 53% dopo un mese di guerra in Ucraina, ma ad aumentare del 30% è stata anche la soia, dell'11% il prezzo del mais destinato per esempio all'alimentazione degli animali negli allevamenti. Chiaramente c'è tutto il contesto legato alla chiusura dei porti del Mar Nero e allo stesso tempo
gli Stati membri, dopo il pacchetto varato dalla Commissione europea, presentato praticamente a Bruxelles, prevede un sostegno di circa 500 milioni di euro anche attraverso l'utilizzo della riserva di crisi per sostenere appunto i produttori più colpiti dalle gravi conseguenze della guerra. Dall'Unione Europea arriva quindi anche il via libera per la semina in Italia di altri 200.000 ettari di terreno. Praticamente si parla di una produzione. Ricordiamo che per accordi interni all'Unione Europea ci sono un sacco di campi che devono rispettare la rotazione, anche il riposo, e quindi non possono essere utilizzati. In questo momento si pensa che si possa dare il via a delle coltivazioni in più. Esatto, una produzione aggiuntiva si calcola di circa 15 milioni di quintali di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione. E spesso abbiamo focalizzato l'attenzione su alcune politiche adottate in passato dall'Italia, che ha costretto un po' i produttori, insomma, ha costretto un po' il paese a importare grano. Il nostro paese importa il 64%, ad esempio, del fabbisogno di grano per la produzione di pane, biscotti. Nel 2021 ha importato oltre 120 milioni di chili di grano dall'Ucraina. Questi sono alcuni numeri. L'Ucraina è il secondo fornitore di mais destinato all'alimentazione del bestiame. Bisogna considerare, Davide, che questa materia prima è una delle componenti principali per quel che riguarda l'alimentazione degli animali da allevamento. L'Italia, quindi, anche in questo caso, si è vista e si vede costretta ad importare oltre la metà del fabbisogno, parliamo di circa il 53%. I prezzi elevati per quanto riguarda grano, mais, soia, li abbiamo anche toccati in Italia presso le principali borse merci italiane. Pensiamo a quella di Bologna, Milano, Foggia, senza dimenticare che sulla piazza, ad esempio, del mercato di Parigi, il grano tenero ha superato la soglia anche dei 420 euro per tonnellata. Insomma, si tenta di sostanzialmente di rimediare, così come si sta tentando di fare per quel che riguarda il settore legato all'energia, ed è chiaro che sono fondamentali, al netto dei grafici, al netto di tutto ciò che commentiamo. Per l'Italia questi provvedimenti sono sicuramente importanti, ma Davide, sono comunque importanti anche i contratti di filiera che possono dare, diciamo, una vision decisamente differente e più, come dire, più competitiva sul mercato per quel che riguarda il futuro. Insomma, noi paghiamo anche alcune scelte che al di là della politica, al di là della destra e della sinistra, in generale paghiamo delle scelte, e a livello italiano e a livello europeo, pensiamo a quello che è accaduto sul gas, un po' miopi, che chiaramente i contraccolpi li visualizziamo oggigiorno. Senti, metalli? Non ho capito, Davide. Metalli. Sui metalli, per quanto riguarda i metalli, allora, il palladio, questo è il grafico del palladio, vedete come è un grafico mensile, possiamo andare a visualizzare anche un grafico giornaliero. È un metallo che sicuramente potrà continuare a beneficiare, così come ad esempio l'argento, penso all'argento dal punto di vista industriale, potrà beneficiare per tutto il discorso che riguarda la transizione energetica e quant'altro, così come il rame, il palladio, che viene utilizzato anche notevolmente per le marmitte catalitiche, perché è un metallo utilizzato da questo settore. Le aziende principali, una delle aziende principali è appunto la famosa Norilsk Nickel, che è ubicata fondamentalmente in Russia, e ha superato questo livello importante di area 2390 dollari l'oncia, spingendosi sino ai massimi. Andiamo a visualizzare un grafico mensile, vedete, fino ai massimi, sostanzialmente ha superato anche i massimi del 2021, quando ha toccato i 2.900 dollari l'oncia. Facciamolo vedere l'argento di cui parlavi, perché l'argento si muove in un trading range ampio che è tra i 22 e i 30 dollari l'oncia, Questo è il grafico mensile. che sta andando avanti da alcuni anni, insomma. Cosa Sì. succede se, vedi, adesso sta, questo è mensile, questo grafico, no? Sta andando verso la parte alta, il trend si vede molto bene anche su scala settimanale, su scala giornaliera. Questo
Ma cosa succede se l'argento dovesse mai avvicinarsi? Cosa succederebbe se l'argento dovesse mai avvicinarsi ulteriormente ai 30, ai 30 dollari l'oncia? I 30 dollari l'oncia sono un livello davvero davvero importante, interessante. Il superamento di tale livello, che rappresenta questa, siamo sempre su un grafico mensile, questa sorta di resistenza importante, potrebbe alimentare e dar vita ad ulteriori spinte al rialzo. Anche sull'argento, pensiamo, Davide, al netto di degli scenari attuali, del contesto attuale, al netto anche di tutto ciò che accade sull'oro, al netto di tutto ciò che ha dichiarato anche nelle recenti giornate la Federal Reserve, al netto di tutto ciò che riguarda il discorso relativo all'inflazione, quindi sono tutti elementi, il valore del dollaro, sono tutti elementi che dobbiamo tenere sotto stretta osservazione, ma l'argento, ricordiamo che per circa il 60% di argento estratto viene utilizzato per specifici settori industriali, tra questi l'automotive, il 5G o pensiamo al settore del fotovoltaico, quindi questi settori possono ulteriormente fornire una ulteriore spinta al rialzo per questo metallo importante. Come Bank of America spesso ha dichiarato, l'argento potrà continuare a veleggiare e per quel che riguarda l'aspetto finanziario e per quel che riguarda l'aspetto industriale, quindi io sono abbastanza ottimista anche su questo metallo. Bene, allora io, Giuseppe, direi questo. Intanto domanderei alla community qua che sta nella chat magari di mettere un bel 9 se dopo questo commento che abbiamo fatto pensa di aver acquisito un po' più di consapevolezza su quello che è il contesto delle materie prime. Ovviamente poi tramite diretta potranno approfondire anche tutti gli strumenti che possono essere utilizzati, ci sono tanti futures appunto negoziati sul CME, ci sono in vero anche altri strumenti, diciamo così, tutti però sanno per esempio che io preferisco andare direttamente alla fonte, no? CFD o ETF sono strumenti che hanno tendenzialmente i futures come sottostanti e poi vengono cartolarizzati, quindi è sempre meglio secondo me andare direttamente a capo della filiera. Comunque, vediamo, mettete 10 se invece ovviamente non avete avuto un po' questo ritorno. Quindi noi che cosa siamo qui per dirvi? Che le materie prime si sono mosse tanto, che c'è stata anche una speculazione, in alcuni casi anche involontaria, di chi va un po' a correre agli accaparramenti, che diciamo così il contesto è un contesto davvero particolare, perché noi abbiamo la concomitanza di tanti fattori. Pensiamo per esempio su alcune materie prime, appunto, e la situazione geopolitica legata alla guerra Russia-Ucraina, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, e poi c'è, diciamo così, la situazione dei lockdown in Cina, e poi c'è la situazione della siccità in Europa, c'è la corsa all'accaparramento del gas alla olandese, perché ce n'è anche un po' poco, quindi insomma si cerca… Siamo al 26%. Non perché la Russia non ne stia consegnando, ma perché noi abbiamo cominciato la stagione, tu lo dicevi già in agosto, con le scorte già basse, no? Quindi dovremmo essere intorno al 26%. Si punta l'Europa, si sono incontrati i paesi membri, si punta sostanzialmente a creare una sorta di accaparramento importante comune, sino ad arrivare all'80% già a partire dai primi giorni del mese di novembre di quest'anno. Il percorso, Davide, è irto di ostacoli, è difficile per tutto ciò che abbiamo ragionato, narrato nei nostri appuntamenti settimanali, insomma, però è chiaro che è giusto che finalmente l'Europa dia un po' quello scatto di reni che un po' è mancato negli ultimi anni. Diciamo anche che, soprattutto per il contesto bellico e anche per la grande dipendenza che noi abbiamo dalle materie prime russe, l'Europa sembra essere la componente, diciamo, a livello globale più impattata, no? Da tutta questa situazione. L'inflazione è qui, resterà per un po', credo che il caro energia sarà protagonista per un po' di tempo, no? A certe bollette non torneremo più, credo, Giuseppe. Certo, ma la stessa arena ha alcuni dati, sì, interessanti. Sì. Mi auguro non a questi livelli, speriamo che come dire, dopo questa sfuriata ci sia un po' più di calma, ma la situazione è un po' questa. Allora io
Ringrazierei, ringrazio te Tra l'altro, Davide, scusami, no, giusto una chiosa finale perché siamo partiti da questo tema energetico. Io volevo aggiungere quella che è il tema delle scioperi degli autotrasportatori, che qua in Spagna sta letteralmente creando problematiche pur nelle ragioni di chi lavora, ed è tutto incentrato sul tema del prezzo del gasolio. A questo proposito, giusto per concludere, una parola sul gasolio, cioè perché costa di più e soprattutto se secondo te, Davide, poi prima te, Giuseppe, perché costa di più e se è vero che le scorte sono a rischio esaurimento, e poi secondo te, Davide, se dopo aprile andranno avanti gli sconti che in Italia sono stati introdotti temporalmente, ma se secondo te poi permarranno. Ma dunque, io faccio vedere una cosa, Giuseppe, che magari rispondiamo tutti e due, molto velocemente. Allora, io faccio vedere una cosa. Se questo è il petrolio, vado su scala mensile, ok? E così si vede molto bene che nel 2008 c'è stato un picco del petrolio a 150 dollari barile, lo vedete qui, no? Noi con i 130 di qualche giorno fa gli siamo andati vicini, non ci siamo arrivati. Ma questo è visto dalla prospettiva del dollaro. Quando noi siamo arrivati a 150 dollari barile, il cambio euro-dollaro era 1,60. Adesso siamo arrivati a esatto. 130 dollari barile col cambio euro-dollaro a 1,10 praticamente, spannometrico. Allora, se io vado qua e anziché in dollari vado a prendermi l'andamento del grafico del petrolio in euro, scopriamo che in euro non l'abbiamo mai pagato così tanto e di conseguenza questo è l'impatto che c'è sul costo dei carburanti alla pompa. Poi, adesso Stefano, tu mi hai fatto una domanda precisa. In Italia probabilmente l'idea di tutti questi scioperi degli autotrasportatori potrebbe non prefigurarsi, anche se avevano provato, poi sono stati precettati, ma in realtà perché con questa decisione del governo, secondo me strutturalmente noi fino a 1,70, 1,80 possiamo reggere un gasolio così caro. Certo, la filiera è molto impattata, quella dei trasporti, però un conto è 1,70, 1,80, un conto è 2,30, che sono due mondi completamente diversi. Sì, quindi dovranno in qualche modo mantenerlo. Sì, quindi credo che se continuerà questo caro petrolio, sicuramente dovranno in qualche modo pensare di rendere più duratura questa decisione, però bisogna stare a vedere anche con quelle che sono poi le esigenze delle entrate dello Stato. Sì, perché ricordiamo, esatto, a livello entrate dello Stato viene compensato dall'aumento del gettito lato IVA. Certo. Invece, Giuseppe, sul diesel, il gasolio non si trova, è vero che potrebbe finire? Sì, in effetti sul diesel c'è un discorso un po' differente, nel senso che a netto di tutto ciò che abbiamo commentato, eccetera, anche chiaramente su un carburante del genere, in realtà già da diverso tempo i principali vertici delle principali società di trading di combustibili avevano già da diverso tempo lanciato un po' una sorta di grido d'allarme per quel che riguarda appunto le forniture di diesel, soprattutto per l'Europa. Ricordiamo che noi importiamo proprio da Mosca circa il 15% del fabbisogno di diesel e chiaramente l'Europa, quindi non solo diesel, gasolio ed altri distillati, e quindi oltre la metà arriva dalla Russia. In realtà proprio durante alcuni nostri approfondimenti avevamo anche sottolineato un aspetto interessante e anche un po' preoccupante. Hai fatto riferimento ai livelli di stoccaggio. Ebbene, proprio sul diesel i livelli di stoccaggio hanno raggiunto, hanno lambito in Europa i minimi dal 2008 e addirittura negli Stati Uniti d'America i minimi dal 2005. Quindi, insomma, c'è una situazione un po' complessa nello specifico per quel che riguarda appunto il diesel. Quindi sì. Bene. Allora, io arrivati qua ringrazierei tutta la community che è rimasta qui con noi agganciata. Ringrazio Giuseppe, ricordo che chi vuole fargli delle domande, approfondimenti, può cercarlo su Facebook, Giuseppe Lauria, lui nella chat gli scrivete, lo trovate sempre, sapete me, mi trovate al WhatsApp 3582992232 e Stefano, che trovate sul canale Telegram Prof. Ste, lascio a te la chiusura. Grazie, ciao a tutti.
Sì, Davide, volevo ringraziare le tante persone collegate, le tante persone che ci stanno seguendo anche in registrata. Vi ricordo come sempre che allo stesso link troverete da subito questo webinar, che è stato una parentesi didattica di geopolitica, ma anche di conoscenza della street economy e di quello che succede quotidianamente. Diamo appuntamento come sempre a Market Briefing la mattina alle 8.45. Ricordatevi che il lunedì è ospite fisso sempre Giuseppe per un aggiornamento sulle commodities, e a presto.